Che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, tanto siamo io e te. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno. Me l'avete chiesta da ieri, dal video non c'è fretta. Ragazzi, chi non l'ha visto andatevelo a vedere perché è un video esilarante, quindi andatevelo a vedere. Allora ragazzuoli, siccome non ci sono grosse notizie di mercato, dato che giustamente, essendo in anticipo con i tempi, no? Perché noi abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. Ho visto che ieri Maldini è tornato da Ibiza, bello abbronzato, si è fatto le vacanzine, mica ci avrà altre cose da fare, no? E siccome siamo in anticipo con i tempi, ho sentito: no, ma noi fino a Ferragosto non facciamo niente. Fino a Ferragosto non facciamo niente. Quindi è inutile parlare di mercato perché non c'è niente da parlare e quindi non parleremo di mercato. Ma voglio parlare di cosa mi aspetto da questo Milan. Siccome adesso tra poco si gioca, oh, sabato si gioca, dopodomani si gioca. Inizia campionato, iniziano ad esserci i punti che contano. Quindi voglio parlare di cosa mi aspetto da questo Milan quest'anno. Siccome ieri sera ho fatto la prima asta del Fantacalcio, ovviamente utilizzando Fantalab mi sono preparato bersaglio, semi-top, terza fascia, quarta fascia, budget, percentuale di budget, che ovviamente sono state tutte spappolellate all'asta, perché poi all'asta ci sono i furbetti del quartierino ed è costato tutto tantissimo, però mi è servito perché mi ero segnato le mie chicche da tirar fuori. Quindi mi raccomando, registratevi, Fantalab, link in descrizione. Alla fine sono arrivati gli attaccanti già senza soldi. Ho preso un centrocampo super con Milinkovic, Savic, Pellegrini, Traoré, Messias, eccetera. Mi sono ritrovato corto in attacco. Corto in attacco, impossibilitato di prendere i super top. Ho puntato su Rafael, su Leao. Perché? Perché per come gioca il Milan quest'anno, per quello che ci ha fatto vedere Pioli nel precampionato, per quello che ci ha fatto vedere il mercato anche del Milan, a trazione anteriore, come dico sempre, che giustamente è una battuta la mia, perché sapete che per andare più veloce trazione posteriore, però io lo dico apposta. Prevedo il Milan come macchina da gol. Cioè, a differenza dell'anno scorso, dove facevamo fatica a segnare, io quest'anno prevedo un Milan macchina da gol. Sono serio, infatti voglio chiedervi voi cosa ne pensate. So che i tifosi delle altre squadre non lo capiranno perché non seguono come seguiamo noi il Milan. E ve lo dico io, fidatevi, quest'anno il Milan farà molti più gol dell'anno scorso, molti di più, perché gioca in maniera ancora più offensiva, ancora con più varianti e poi non giocheremo più in 10. Cioè, l'anno scorso abbiamo fatto un campionato in 10. Per chi non lo sa, noi siamo esaltati, che pure Bob Sinclair si esalta giustamente. Ormai rimarrà per sempre. Pioli is on fire è per sempre, rimarrà. Quella canzone ormai è rimasta e rimarrà sempre Pioli is on fire in tutte le discoteche del mondo. L'anno scorso noi abbiamo vinto in 10. Noi abbiamo vinto un campionato giocando in 10, perché abbiamo giocato tutto l'anno senza trequartista. Quindi quest'anno che dovremmo avere un trequartista, poi lo farà il Deka, lo farà Adli. Lo farà, chi lo farà lo farà, non Diaz ovviamente, perché domenica giocheremo ancora in 10 con l'Udinese, primo tempo perlomeno. Quest'anno faremo tanti gol. Ho questa previsione. Intanto Leao deve essere il suo anno, cioè Leao quest'anno non può fare meno di 15 gol. Cioè Leao deve essere decisivo in tutte le partite, non può fare meno di 15 gol Leao quest'anno, perché è l'anno suo della maturazione completa. L'anno scorso lui
è andato in crescendo, è andato a chiudere da grande giocatore. Cioè le ultime giornate le ha decise tutte Leao. Le ultime 5 giornate, voi andate a vedere, le ha decise tutte Leao. Ecco, io quest'anno mi aspetto, il collega con la maglietta è mia, quest'anno, si vede? Sì. Quest'anno io mi aspetto un Leao come le ultime 5 giornate. Cioè ogni partita lui deve metterci del suo. Assist, gol, gol, assist. Ci sono 38 partite, su 38 partite mi deve fare almeno 15 gol. Almeno 15. E non batte punizioni, non batte rigori, eh. Ma almeno 15 li deve fare Leao. Poi è arrivato Origi. 15 gol gli devo far fare anche Origi? E sei già 30. Giroud, pensaci tu. Cos'è qua a scaldare la minestrina? Un'altra decina li deve fare Giroud. Il Deca? L'abbiamo preso per quello, il Deca. 10-12 glieli vuoi far fare al Deca? Messias? Altri 10 li farà? Ragazzi, qua ci saranno tanti gol di... Senza contare poi quando torna Ibra, senza contare Adli, senza contare Teo, altri 7-8, senza contare i gol dei centrocampisti. Cioè, quest'anno io prevedo veramente un Milan macchina da gol. Macchina. I gol saranno divisi, eh? Non ci sarà il bomber da 30 gol alla Immobile. Però prevedo un Milan veramente macchina da gol, con l'intera squadra che parteciperà a fare tutti questi gol. Io la prevedo così. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, sia di Leao, che deve essere per forza suo anno per consacrarsi, infatti sarebbe meglio rinnovarlo, però qua, hai visto? Il Milan è bravissimo a fare rinnovi, capito? Devi rinnovare Leao, cioè quello importante è quello di Leao. Poi gli altri sono facili, sono fare provare pure io a farli. E quello di Leao, quello complicato. Vabbè. Fatemi sapere cosa ne pensate, sia di Leao, sia del Milan macchina da gol, perché prevedo quest'anno che ci divertiremo parecchio a fare tanti gol. Qualche dubbio ce lo, mi rimane sempre sul centrocampo, però se facciamo tutti sti gol, poi dietro c'è sempre Magic Mike. C'è sempre Kalulu Tomori, c'è il principe azzurro che è tornato, Simon Kier, un altro difensore che arriverà. Ragazzuoli, quest'anno prevedo un Milan macchina da gol. A partire già con l'Udinese, minimo ne voglio vedere 3 con l'Udinese. 3-1, più o meno, 3-0, 3-1. Questa è la mia previsione spavalda, spavalda. E sarò a San Siro al primo arancio, spavaldo, spavaldo. Spavaldo, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale che voglio volare fino ai 16.000 e ci sentiamo poi nel pomeriggio come sempre. Va bene? Ciao belli, ciao. Dai Rafa, ti ho preso il Fanta, porco, ho preso anche Rebic comunque, si sa mai.